Buongiorno a tutti dalla dottoressa Marta Stefani della farmacia San Trovaso. Parleremo di autoanalisi e in particolar modo del test sulle intolleranze alimentari. Disturbi come cefalea, emicrania, gonfiore, artrite, dermatite, tosse, cistiti e candide recidivanti possono essere trattati con i rimedi più comuni. Ma avete mai pensato che possa dipendere da ciò che mangiamo? Alimenti comuni come possono essere il latte, i derivati, il frumento, gli alimenti fermentati o lievitati, se assunti quotidianamente e in modo eccessivo possono causare un'infiammazione sistemica del nostro corpo. Pensiamo al nostro corpo infiammato come una pentola a pressione. I sintomi che ho elencato prima sono le sue valvole di sfogo. Nella nostra farmacia proponiamo come test di intolleranze il Recoller Program. È un test che dà una diagnosi ma dà anche una terapia per recuperare le intolleranze alimentari. Consiste nel prelievo di sangue capillare da un polpastrello che viene successivamente analizzato dal centro specialistico del dottor Speciani, immunologo clinico e allergologo, il quale ha suddiviso gli alimenti più comuni in 6 grandi gruppi: il gruppo del frumento e del glutine, il gruppo dei latti e derivati, il gruppo dei cibi fermentati e lievitati, il gruppo degli alimenti ad alto contenuto di sale, contenenti nickel e il gruppo dei salicilati naturali. Il risultato finale viene inviato alla nostra farmacia, dove il nostro staff insieme al cliente andrà a analizzare a quali grandi gruppi si è risultati intolleranti e l'eventuale dieta di rotazione che viene proposta. Anche questo è un argomento di grande interesse per i nostri clienti, quindi nei prossimi video andremo ad analizzare gli alimenti specifici dei 6 grandi gruppi. Ciao a tutti da Marta e dallo staff della farmacia San Trovaso.